ancora sta registrando. Devi stare. No, non devi allontanare il microfono, se no si sente male. Devi sto stare. Coso mi dà ho capito, devi avvicinarti tu. Lo so che sei una stangona, però devi stare vicino a tu. Quindi, qua ti stanno guardando in questo punto. Qua ti stanno ascoltando. Questo è il gioco. Poi mi chiedete io come sono uscita. Adesso vedrete lei e capirete. Ah, ecco perché Charlie è fatta così. Allora, innanzitutto mi devi chiamare Charlie, ok? Perché loro il mio nome non lo sanno. Quindi come mi devi chiamare? Ciaccanella. No, Charlie. Charlie. Vai, sei una brava, mi impara subito. Sono Charlie e questo è un video in compagnia di mia mamma. Che hai detto? Allora, oggi siamo qui su Five Nights at Freddy's, un gioco che tutti voi conoscete, che è un gioco horror. Lei invece non lo conosce perché ovviamente la sua età non può conoscere certi giochi. No, tranquilla mamma, nessuno ti dirà che sei vecchia. Comunque, siamo qui in questo gioco horror che faremo provare a lei, che non ha mai giocato, non sa di cosa tratta questo gioco. Adesso glielo spiegheremo. Capirò? Spero di sì, non sei una persona proprio, però è abbastanza semplice, quindi puoi capirlo subito. No, allora guarda il gioco. Quindi mi raccomando, lasciate tanti mi piace, fai così col pollice. Tanti mi piace, perché a 1500 mi piace farò un altro video con lei. Così la incalappierò di nuovo in questa stanza che ormai è diventato un buco per tutte le cose che ci sono qua dentro. E faremo un altro video insieme. Tra un po' la sfratto. Eh sì, perché tanto tra poco me ne vado. Ciao! Quindi adesso iniziamo il gioco. Devi fare new game. Questa cosa è semplice, new game. Io non ho mai giocato, però so come si gioca perché l'ho visto fare da altre parti. L'ho appena acquistato il gioco. Questo è il Freddy Fazbear's Pizza. E tu sei diventata il suo guardiano notturno. Tu sei il guardiano notturno di questa pizzeria. Mm-hmm. Solo che questa pizzeria... Posso mangiare la pizza? No, perché notte al massimo trovi quella avanzata dai bambini. In questa pizzeria ci sono questi animatronics che sono strani, perché la notte verranno ad ucciderti e tu devi salvarti. Sì! Facendo cosa? Allora, se tu vai qui, guarda, questa è la telecamera dove puoi osservarli e queste sono le varie stanze. Qua in basso ci sei tu, vedi dove dice you, tu sei lì. Cosa devi fare? Devi controllare che nessuno si muova. Appena vedi qualcuno muoverti, devi subito controllare in che stanza è andato. Perché se ti si avvicina... come faccio a controllare in che stanza? E clicca sulle stanze, guarda, ci sono le... Wow, magia! Questo è Foxy ed è il più pericoloso, perché uscirà piano piano. Quando la tenda sarà completamente aperta, vorrà dire che lui starà correndo da te e tu dovrai subito chiudere la porta. Come si chiude la porta? Lo sai come si chiude la porta? Così. Così come? Non lo so. Vedi, questa è l'energia che ti manca. Quando l'energia arriverà a zero succederà una cosa brutta, molto brutta. Quindi adesso devi controllare che le persone siano al loro posto. Stanno qua sopra. Non si è ancora mosso nessuno. Però devi controllare sempre Foxy. Dove sta Foxy? Qua. Brava, visto, hai imparato. Buonasera amici del web. Sto qui a rompermi i coglioni per far contenta mia figlia Charlie Moon. Sì! Vai a controllare Foxy, che quello ti mangia. Vedi, tu devi arrivare fino alle 6, è l'una di notte. Non è che dura 6 ore sul serio, eh. Devi aspettare qualche minuto. Ma non vedo l'ora che arrivi il primo jumpscare, vi giuro, non vedo l'ora. Il primo che? Ma io devo girare nelle altre stanze o no? Non serve un cazzo. Per il momento no, perché adesso stanno fermi. Però quando iniziano... Oh, ma io mi voglio sgranchire le gambe. Vabbè, vai a passeggiare. Se ma guarda... cazzo di cuffiette. Non si dico le parolacce. Io dico Dotto! Sempre a mia figlia che non si dicono le parolacce. Questo sta ancora là dietro. Shifu. Vai, diglielo. Esci! Escile, Foxy, escile! Uscito fuoro! L'ideatore si chiama? Scott Cawthon. Lo invito alla mia professione. Ma lo sai che hai il 50% di batteria alle due? E non ho fatto un cazzo! È perché stai usando troppo il coso! Il che? Il tablet! Più usi il tablet, più usi questa cosa che stai usando. Si chiama tablet. Questo? No, sì, devi toglierlo, abbassalo. Ah. Quindi devo stare qua. Sì, ma guarda, commenta i disegni che fanno i bambini. Ma c'è il cupcake. Si è morto!
sei? Quando sei? È nero è perché... Oh, che spavento! E quando è nero è perché si stanno muovendo nelle stanze. Sì, è lì. È lì. E quindi? È abbastanza lontano, però si potrebbe avvicinare da un momento all'altro. Io mi cago addosso, quindi faccio fare... Per questo stai giocando tu, perché io mi cago sotto a questo gioco. Tu ti caghi sotto per sta faccia. Vabbè, aspetta! È sparito anche l'altro! È sparito anche l'altro! Fantastico! Ah! Eccolo qua. Ok, ok. Devi stare solo attenta che non si avvicinino troppo. Se si avvicinano devi immediatamente chiudere le porte. Qua oh, non c'è si più è mosso. Nessuno, qua non c'è più nessuno, qua non c'è. Eccolo, è vicino a te, è vicino a te, Ernesto, chiudi le porte, chiudi, è quello. Non tutte e due, lui arriva solo da quel lato, se dall'altra parte non c'è nessuno è inutile che le tieni chiuse tutte e due. Voglio io aprire la porta. No, perché l'avevo preso uscire? Ma perché non sta più sul corridoio? Puoi aprirla, se no scarichi. Sta al 22% sulle 4 di notte. Sei già morta perché. Ho capito, ma dove sta? Scusa. E non lo so, vedi se è tornato a posto. Oh, madonna! Che spavento! È questo? Sì. Oh, dove sta? Nella scena. Sì, è lontano, puoi riaprirla la porta. Devi stare attenta all'altra, ancora arriva Cica. Che sta? Stava qua, ok. Ma questa... è scomparso il coniglio. È sparito quest'altro. È scomparso il coniglio. Vieni ad aprire la porta. Ho capito, quello sta qua. Ho capito, ma tanto muori in ogni caso, tanto vale che provi. Devi solo aspettare in silenzio. Ti sente? Chiudo. No, sei impazzita, il 3%. Devi sperare che arrivino le 6 del mattino entro poco. 2%. Sono morta. Non per forza. È arrivato, si sente il rumore. Sta entrando. Non ci credo, che culo! Non ci credo! No! No! Non è possibile! Che culo! Vai, seconda notte, dai, sopravvivi alla seconda notte, vai! Forza su, forza, 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 sai, sopravvivi, dai, dai. Devi cliccare, credo. Ecco, vai, forza su, sopravvivi, sai, vediamo come sopravvivi. Sì, sì, sì. Adesso, secondo me, se non mi sbaglio, Foxy si attiva da questa notte. Se si attiva Foxy... Rispondo? Chi è? No, puoi mutarlo, c'è il tasto per mutarlo da qualche parte. Ma, comunque, non ci posso credere, alla notte numero 6. Non, cioè, alla fine, avevi lo 0%. Mannaggia. Oh, se ne sono già andati. Allora, Bonnie, ricordati che Bonnie arriva sempre di là e Chica arriva sempre di qua. Ok. Bonnie è questo e Chica è questa. Credo che tu l'abbia capito dai nomi, però. Certo, come no? Non l'avevo... Bonnie, coniglio. Quella non sta qua. Oh, eccolo. Sta qua. Devo chiudere? L'altra. È dietro di te. Guarda, se accendi la luce lo vedi. No, non è vero. Ok, però tra poco devi aprirla perché sono le 2 di notte. Vabbè, ma stanno tutti e due qua fuori, mi te ne posso aprire. E devi stare attento a quando se ne vanno, perché sennò appena è... Questo sta qua e questo sta qua. Che? Okay, oh, ti stalkerano! C'è già la seconda notte e tu sei stalkerata così, cos'è? Pensa che fascino. Ce ne sono 5 di Night at Freddy's, anzi in realtà 7. C'ho il mio fascino. Sì. Niente, stanno là. Così. Allora, Elena, parliamo un po' di noi. Dimmi. Potresti comprare delle cuffiette un po' più comode? Guarda che sono i gommini che non ti stanno, non è colpa mia, a me stanno benissimo. Perché ho le orecchie piccole. Questa sta qua che mi guarda. Fagli faccia di capo. Fagli un autografo. Però non c'è, posso aprire? Aspetta, guarda l'altro corridoio. Ancora sta, sei spostato nel corridoio. Ok, puoi aprire. Si è spostato. Ma lo fanno di proposito, stai al 26%. Dove è andata? È tutto nero. Mannaggia. Questa sta qua. No, devi vedere il Bonnie, perché è Bonnie il problema, mo. Quando sta qua. Vabbè, allora puoi aprire, se sei. Di qua, di qua. Allora devi stare comunque. Vedi dove sta. Oh, non è possibile che non c'è nessuna parte, vuol dire che è tornata dove stava prima. Sarà qua? Eccola. Sì, eccolo, lo vedo. Io non lo vedo. Io sì, si vedono, credo. Devo chiudere? Non lo so, no, scherzavo. Madonna. E dove stavo questa? Forse si è spostata dove stavo audio only e non la vedi.
C'è una zona che audio. Vabbè, ma stai al 10% su 3 di notte, non ce la fai. 10%, 9. Stai molto attento. Davvero molto Guarda che attento. ti metto in punizione, eh? E le punizioni sue sono brutte, ve lo posso assicurare. Va bene ragazzi, io spero che questo video in compagnia di mia mamma vi sia piaciuto. Se volete altri video in sua compagnia, sempre su questo gioco, così le faccio prendere qualche altro infarto, mettete tanti mi piace, soprattutto mettete tanti mi piace e soprattutto perché... compratemi delle esatto, cuffiette. Ogni mi piace è una cuffietta nuova per mia madre. Noi ci vediamo al prossimo video. Già, a tutti ragazzi. Copri la fotocamera con la mano. Wow, però adesso si vede tra le dita, quindi dovresti andare col palmo. Buona la seconda.